Buona serata ragazzi, oggi parleremo di insicurezza nella videosorveglianza, ossia tutto ciò che riguarda telecamere e cattive abitudini. Mettiamo in chiaro una cosa, non sono un hacker, non mi occupo di sicurezza per lavoro, mi occupo di networking, la sicurezza però è una parte che mi piace e che guardo. Mi piace sperimentare e capire, quindi sotto questo punto di vista sono un hacker, perché l'hacker è chi va a sperimentare, vuole capire come funzionano le cose e se ci sono problemi. E allora, cosa è per noi la privacy? Faccio un paragone che magari ora può sembrare un pochettino azzardato. Se qualcuno mettesse un chilogrammo di droga a casa vostra, pensereste di correre qualche pericolo? Pensereste di aver avuto intaccata la vostra sfera privata? Vedremo poi come questo paragone, che allo stato attuale sembra molto azzardato, possa essere invece molto calzante. In questo talk non saremo esaustivi su tutto, parleremo, perché l'ho voluto fare molto discorsivo, parleremo di telecamere di videosorveglianza, Linux su sistemi embedded, che può sembrare una cosa lontana, ma invece è una cosa vicinissima a ognuno di noi, perché ognuno di noi nella propria casa ha almeno un sistema embedded con dentro Linux, il router per la connessione alla DSL. Quindi almeno quello ce l'hanno tutti, poi magari abbiamo le telecamere, abbiamo vari dispositivi IoT più o meno evoluti, abbiamo il cellulare che si basa su un kernel, quindi abbiamo tanti dispositivi che hanno Linux o sono assimilabili a Linux. Parleremo anche dell'uso di reti wireless open e di cui non si ha il pieno controllo. Per capirci meglio, quando andiamo al forum e usiamo il wifi del forum, quando andiamo al bar, al ristorante e usiamo il wifi del bar e del ristorante, non sono delle reti di cui noi abbiamo il pieno controllo e ciò potrebbe comportare qualche scherzetto poco gradevole. Spesso l'errore sta tra la tastiera e la sedia, l'errore è l'utente, perché i sistemi possono essere più o meno sicuri, ma l'uomo nell'adoperare i sistemi spesso ci mette molto di suo e riesce a far diventare vulnerabili anche delle cose che magari di per sé vulnerabili non lo sono. Quindi parleremo inizialmente delle telecamere che entrano direttamente nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, in posti dove ci sentiamo sicuri. Ci sentiamo sicuri anche perché spesso e volentieri, dopo che la telecamera è stata installata e la prima settimana ci stiamo attenti quando ci passiamo davanti se siamo in disabilia o meno, poi fa parte dell'arredamento di casa e non ci stiamo più attenti. Magari ce ne scordiamo pure, a meno che la telecamera non ci avvisi con qualche mail che c'è stato un gatto, una mosca che gli è passata davanti, ci scordiamo pure che esista. E magari queste telecamere stanno accese mesi e mesi senza che la degniamo di uno sguardo. Quindi ci sentiamo sicuri anche sapendo che qualcuno ne può avere il controllo, che qualcuno vi può accedere facendogli fare altro rispetto allo scopo originale. Può guardarci, ma il può guardarci forse è la parte meno eclatante di quello che si ci può fare con una telecamera. Per il guardarci possiamo andare a guardare su un sito www.insecam.org, dove sono visibili le telecamere mondiali che sono liberamente accessibili, ossia senza password o con password di default. In questo sito possiamo filtrare in tante maniere e questo è un filtro fatto per le telecamere in Italia. Quando ho preparato le slide a luglio diceva che c'erano 1128 telecamere, ma come potete vedere di lato possiamo filtrare anche per le altre nazioni. Prendendo una di queste telecamere chiamata tavernetta, vediamo come stiamo guardando dentro casa dell'utente, ma stiamo guardando dentro casa forse è il minore dei problemi.
Stiamo entrando dentro il pannello di settaggio della telecamera. Entrando dentro il pannello di settaggio della telecamera possiamo vedere a chi viene mandata una mail di avviso. Io qua ho levato i campi. Ai vari destinatari, da quale indirizzo email viene mandata l'avviso di effrazione. Quindi possiamo disabilitarlo, possiamo dirottare le mail da un'altra parte, possiamo fare in maniera che quella persona non venga più avvisata. E questo facendo una semplice ricerca su internet, non è in modo molto nascosto. Quindi questo sito ci fa rendere conto come la prima regola da seguire è usare delle password, non lasciare quelle di default, cambiare le password, anche se la password più sicura al mondo in alcuni casi può non essere sufficiente. Quindi potremmo ritrovarci ad aver scelto una password più sicura, ma comunque con un hardware affetto da alcune vulnerabilità potrebbe ugualmente diventare problematico. Ma questo è un argomento che attualmente accantoniamo e ci ritorniamo un pochettino più avanti. Torniamo al discorso relativo alla privacy. Quanto vale? Quanto vale nel senso, voi andate al forum e usate il wifi del forum. Perché? Perché non avete la connessione dati sul vostro cellulare, perché state risparmiando 10 euro, 20 euro. Questo fa sì di esporvi e vedremo come. Quanto vale? Decidete di mettere una telecamera a casa invece di prendere una telecamera da 200 euro, prendete una telecamera da 20 euro, la prendete su AliExpress, 23 dollari, ossia 20,72 euro, spedizione inclusa. Poi la installate, la telecamera ha il suo programmino sul cellulare e voi non lo vedete, io mi ci sono divertito con questa telecamera di qua, perché catturando il flusso dati tra l'app nel telefonino e il resto del mondo, quindi analizzandolo con Wireshark, che è un programma di analisi di flussi dati, possiamo vedere come i dati che vengono scambiati da quest'app. I dati che vengono scambiati da quest'app, ok, in dettaglio vedremo come ID telecamera, username admin, password ciao 1234. Quindi chiunque gestisce il router che state usando, se è una persona con pochi scrupoli, può intercettare il vostro traffico e in questo caso andare a vedere direttamente qual è l'ID della vostra telecamera, qual è la vostra password e il vostro username. Ma questo non mentre voi state andando a guardare la telecamera. Appena il telefonino cambia rete e si attaccia a un wifi, il programma in automatico dialogherà mandando questi dati. Quindi voi siete tranquilli, ma tanto non lo sto usando il programma, che succede? E invece no, i vostri dati stanno passando su quella rete. Stanno passando e stanno passando in chiaro, neanche offuscati, no? Criptati, offuscati, proprio in chiaro. Per la serie, se proprio devi essere cieco per non accorgerti che stanno passando. Quindi guardiamo bene dove il traffico che stiamo facendo. Noi stiamo facendo traffico dalla mia DSL di casa, in questo caso, verso allarm1nvdvr.cn. Lo vediamo in questo campo di qua. Ma quindi già stiamo facendo traffico non con la telecamera, ma con un dominio registrato in Cina. Se noi andiamo a vedere allarm1nvdvr.cn dove sta, andiamo a fare un whiz, andiamo a vedere che sta in Cina, a Pechino. Quindi il nostro smartphone, per sapere se sono scattati allarmi della telecamera di casa, va a dialogare con la Cina, non con la nostra telecamera. Quindi, se noi ora andiamo a vedere, lanciamo la visualizzazione della telecamera,
e andiamo a vedere un pochettino il traffico video, andremo a vedere che il traffico video non è diretto tra il mio telefonino e la telecamera a casa mia, è diretto verso un server che è in Germania, perché a casa mia avevo un indirizzo IP, invece stiamo parlando con un server in Germania. Quindi il mio video per arrivare sul telefonino fa dalla telecamera al server in Germania al mio telefonino. Gli allarmi, invece di arrivare direttamente sul mio telefonino, vanno a finire in Cina. E la cosa può essere poco gradevole. Non solo. Noi vediamo come il video parla con nvdvr.net. Ho provato ad aprirlo, questo sito, e ho ottenuto un'interfaccia grafica, per la maggior parte in cinese, ma abbastanza facile da capire. Ha voluto che io mettessi un username, una password, mi fa verificare la password, mi fa scegliere una domanda per eventualmente recuperare la password e mi ha fatto inserire un numero di telefono. Mi manda un SMS, strano che mi manda l'SMS, e ho messo 333-123-45678, palesemente un numero che non è mio. Ho dato ok e ha deciso di farmi andare avanti, tranquillamente. Qui gli ho messo l'ID della telecamera che avevo catturato precedentemente, l'username, la password, mi ha fatto installare un ActiveX e voilà. Senza io dover fare altro, sono arrivato a vedere il video della telecamera. Quindi in questo caso era la mia telecamera, sono legittimato. Ma pensate voi che usate il wifi di un altro, qualcuno intercetta il vostro flusso di richiesta di allarmi, così riesce a prendere username e password, si registra con un numero fantasma e riesce a vedere dentro casa vostra. Quindi è stato stupido usare una connessione altrui e non pagare i 10 euro, 20 euro al vostro gestore di telefonia per poter navigare. È stato stupido comprare una telecamera economica, e poi più avanti spiegherò perché economica, oppure nell'accezione più malevola è una serie di telecamere progettate per essere volutamente insicure, perché è un errore di progettazione quello di mettere una telecamera che manda i propri dati in chiaro. E comunque è una telecamera che basta aprirla, dentro c'è una porta seriale, una porta con cui ci si può connettere per fare delle diagnosi, e scopriamo già dall'avvio che è una telecamera che dentro ha Linux. Quindi Linux è insicuro, lasciamo in sospeso questa affermazione e la riprendiamo un pochettino più tardi. Quindi cambiando tipo di telecamere, ho continuato a giocare con dispositivi sempre embedded telecamere, in cui ho trovato i firmware per fare gli aggiornamenti, da cui è possibile tirare fuori le password. Ho telecamere con password default admin. In uno di questi firmware ho trovato la password criptata. Prima di tentare di decriptarla, vediamo un pochettino se la trovo su internet, se qualcuno ha fatto il lavoro già al posto mio. Vado a finire su un sito e c'era il sorgente di un virus, Mirai, quello che ha buttato giù i server di DNS l'anno scorso, e dentro c'era la password già decriptata. C'era la password criptata e quella decriptata. Quindi ho trovato siti che descrivono come prendere possesso di un NVR, ossia un registratore digitale. Ciò fa diventare l'NVR, può far diventare l'NVR un NAS. Dice, ma che cosa ce ne facciamo del fatto che un NVR possa diventare un NAS? Se diventa un NAS e quindi ci possiamo depositare dei file, possono essere file di tutti i tipi, possono essere dei file porno, possono essere dei file che qualcuno vuole distribuire in maniera anonima,
può essere di tutto di più. Ora ci rendiamo conto come a quel punto prendere possesso di una telecamera va oltre il vedere dentro casa nostra, perché prendendo possesso della telecamera legalmente tutto quello che viene fatto da quella telecamera ne siamo responsabili. La magistratura in prima battuta verrà a bussare a casa nostra, poi magari si rendono conto che non siamo stati noi, ma intanto un paio di scale a fare sali e scendi ce li siamo fatte. Quindi, cambiando vulnerabilità, da queste due pagine troviamo altre vulnerabilità che ci dicono come ottenere le credenziali memorizzate in una telecamera. Ecco perché dicevo, anche con la password più difficile, dipende che hardware abbiamo, possiamo avere dei problemi. Un elenco completo delle telecamere è un migliaio di telecamere. Questa è solo una parte, dall'inizio numerico fino alla lettera E. Considerate tutto il resto dell'alfabeto, potrebbe riempire qualche altra paginetta. Cosa hanno in comune? Hanno in comune che sono tutte vulnerabili. Io ho provato su una di queste che avevo sotto mano, avevo una telecamera sotto mano, proviamo, vediamo cosa succede. Prima telecamera che ho provato, prima telecamera di cui sono riuscito a ottenere le credenziali. Sono vulnerabili sia sulla rete locale, quindi dentro se qualcuno ci accede da casa nostra, ma sono vulnerabili anche dall'esterno. Ad esempio, con questo comando di qua riusciamo a estrarre il file di configurazione, e il file di configurazione è quello che contiene i dati che vediamo sotto. Contiene l'indirizzo 3010, che è quello del server che avevo, mail che avevo configurato, contiene l'indirizzo del router, contiene un comando telnetd che poi più avanti dirò il perché, l'indirizzo IP, il DNS, ma contiene l'indirizzo a cui sto mandando le mail, username chiocciola destinatario, l'username che sto utilizzando per mandare mail, username at server mail, la password della mail. Quindi, tirando fuori questi dati, io posso prendere possesso pure della casella di posta elettronica del proprietario di quella telecamera, posso ricevere posta al posto suo, posso inviare posta al posto suo. Dopodiché troviamo l'username di visione e la password di visione, che ci dice che è una CinaNet, una telecamera cinese. Questa telecamera la vendono i cinesi a Palermo, è una ICAM, una telecamera da esterno che i cinesi vendono a 45 euro. Quindi, ora vediamo come, una volta ottenute le credenziali di visione dal comando precedente, con questi due comandi, non entriamo nel dettaglio, possiamo dirgli di eseguire qualcosa alla telecamera. In questo caso gli sto dicendo, vediamo se lo trovo, gli sto dicendo di eseguire il telnet sulla porta 25 senza richiedere la login, quindi ci entri direttamente in rete locale, o se il IP della telecamera è completamente pubblicato sull'esterno, praticamente tu entri dentro la telecamera, e una volta che entri dentro la telecamera hai un piede in casa di qualcun altro. Col secondo comando salvi il comando di prima, e ogni volta che la telecamera viene riavviata eseguirà sempre telnetd. Quindi anche se la persona spegne e riaccende la telecamera, alla riaccensione la telecamera torna a essere in nostro possesso. E come lo facciamo con il telnetd? Lo possiamo fare con tutta un'altra serie di comandi. E se un NAS, oltre a usare i comandi che sono contenuti dentro la telecamera, possiamo anche compilare e scaricarci i programmi che noi vogliamo per fargli fare quello che vogliamo noi. Quindi, in caso di hard disk, possiamo riuscire a fare di tutto di più. Possiamo redirigere la nostra connessione, quindi io da casa mia, invece di andare sul sito della NASA e far vedere che sono io che ci sto andando da casa mia,
uso una di queste telecamere per dirigere la mia connessione e io rimango anonimo e quell'altra persona, il proprietario della telecamera, è andato a vedere il sito della NASA o il sito della JAD o quello che vogliamo. Quindi tutto ciò possiamo farci fare, tutto ciò che la nostra fantasia ci può far immaginare, o quasi. Quindi abbiamo visto come la prima telecamera che abbiamo analizzato praticamente faceva il giro dal server in Germania il video, ma possiamo vedere come queste tipologie di server possibilmente non implementano un numero massimo di tentativi sul password errate, quindi anche non sapendo qual è la telecamera e dov'è possiamo provare admin Pippo, admin ciao, admin quello che vuoi tu, fino ad arrivare. Altri problemi li possiamo avere con il protocollo ONVIF, che è un protocollo per rendere compatibili le telecamere digitali con gli NVR digitali, che permette di fare il discovery, ossia entrato in una rete, con questo protocollo si può sapere tutte le telecamere che sono presenti in quella rete. E se la telecamera è stata configurata in maniera errata, quindi senza password sullo streaming video, possiamo direttamente vedere la telecamera. Ora, tornando al discorso di Linux, il fatto che ci sia Linux non è sempre sinonimo di sicurezza, perché per essere sinonimo di sicurezza il progetto deve essere fatto bene e spesso il progetto è fatto male. Si devono usare le best practice e spesso queste telecamere economiche, come risparmiano sull'ingegnerizzazione, non usano le best practice. Abbiamo visto come non hanno neanche offuscato username e password. Ma soprattutto la filosofia Linux è quella di condividere i sorgenti in maniera che altre persone possano metterci mano e risolvere eventuali problemi. Queste telecamere economiche non condividono i sorgenti. E soprattutto l'utente dovrebbe informarsi ciclicamente se per la sua telecamera sono uscite delle patch di sicurezza, quindi dei nuovi firmware, e applicare i nuovi firmware. Se l'utente, che è il problema, non si cura più della telecamera perché si è scordato pure di avere la telecamera a casa e non aggiorna, anche se il costruttore ha fatto una patch di sicurezza, la telecamera rimane vulnerabile. Questo succede perché per fare tutti questi dispositivi economici che vengono basati su un processore, chi costruisce il processore per agevolare la vendita dà un dev kit. Questo dev kit praticamente chi fa la telecamera lo usa così per come gli è stato fatto, gli è stato dato. Quindi fa un semplice copiato e rilascia di tutto di più in maniera automatica con tutti i problemi di sicurezza. Quindi per un costruttore deve essere a conoscenza delle falle di sicurezza e deve avere la volontà di chiuderle. Ma se la telecamera ci è costata 20 euro, difficilmente il costruttore avrà un reparto che si occupa di ricevere queste segnalazioni e di chiudere le falle di sicurezza. Su una telecamera da 200 euro possibilmente il costruttore ha investito un pochettino di più nel riparto per fare queste patch. Quindi questa è la differenza principale tra i dispositivi economici e i dispositivi più costosi, ossia cosa c'è dopo la vendita del dispositivo. Se dopo un mese, dopo due mesi abbiamo ancora assistenza, oppure una volta che ti è stato venduto, arrivederci e grazie, tanto ormai abbiamo incassato. Gli altri dispositivi connessi, tutti i dispositivi connessi hanno di questi problemi, perché chi li progetta deve guardare il lato della sicurezza, se non lo guarda diventa da panico. Allora, finiamo con gli accorgimenti che possiamo prendere, ossia utilizzare una password robusta, che è il primo accorgimento base. Evitare di prendere telecamere di marche sconosciute o della quale non sappiamo dopo se
avremo un'assistenza post vendita se ci sarà un rilascio di firmware. Io ad esempio con i, è lo stesso che con i cellulari, perché io ho avuto un paio di cellulari di marca cinese, il mese dopo il rilascio del cellulare addio aggiornamenti di firmware. Quindi disabilitare tutti i servizi non necessari, quindi disabilitare il protocollo UPnP che serve per l'apertura automatica delle porte, disabilitare l'Onvif se non lo usiamo, il Bonjour, l'RTSP senza autenticazione che serve per far vedere lo streaming video, evitare di usare connessioni pubbliche, wifi pubblici, creare 2-3 reti delle VLAN diverse, una rete da destinare agli amici, clienti, una rete per gestire la nostra, i nostri dispositivi, quindi il telefonino, il computer e compagnia bella, e una rete per le telecamere. Invece di usare un router economico, usare dei router un po' più intelligenti, più smart, più programmabili, che consentono di definire delle regole, quindi delle access list, e far sì che dalla rete guest che diamo al cliente non sia possibile andare a finire sulla rete delle telecamere, fino alle soluzioni più estreme di realizzare una VPN e confinare le telecamere all'interno di questa VPN e dal cellulare noi accedere con un client VPN. Quindi come utilizzare ad esempio un server mail all'interno della nostra rete, ma queste sono un pochettino più estreme come soluzioni. E soprattutto vietare qualsiasi tipo di traffico che non sia quello che noi vogliamo da parte delle telecamere verso internet. Se la telecamera deve mandare le mail, far sì che possa solo mandare le mail, non che apra altre porte, sia possibile la comunicazione su altre porte. Signori, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto.